Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi video, diciamo, di riassunto di com'è stato questo 2019. Andremo un pochino a vedere anche quali sono i titoli che sono, diciamo, quelli che sono emersi. Ne abbiamo portati circa 132 sul canale durante tutto l'anno con i canonici 3 video settimanali. Quest'anno sono successe tante cose. Ho aperto il canale Discord, grazie a Faran, che si è occupato comunque di progettarmelo lui. Il 2019 ha sancito anche la fine di rewindy.it, il sito di giochi indie per cui collaboravo. Ho scritto anche la recensione di Subnautica, un gioco che ho avuto a cuore sin dal primo istante. È stato l'anno in cui abbiamo fatto diverse serie. Abbiamo fatto la serie su Starbound, la serie su My Summer Car. È stato l'anno in cui è nato lo speciale Non vedo l'ora che vi è piaciuto, che avete piaciuto, non è il massimo da dire, che vi è piaciuto e che vi ha portato a conoscere magari 30 giochi che terremo d'occhio l'anno prossimo, sperando possano uscire tutti e sperando altrettanto che possano essere tutti degli ottimi giochi, anche se ho dei dubbi a dire la verità. È stato l'anno in cui mi avete fatto degli abbonamenti, delle donazioni, che apprezzo veramente, vi ringrazio di cuore. Ed è stato anche l'anno, che tra l'altro è l'ultima cosa che dico, ma non è l'ultima, perché è iniziata proprio a gennaio, quindi quasi un anno fa, la collaborazione con Mirko di Gameplay Channel, con cui ho iniziato a giocare a gennaio. Poi sono stato per lo più ospite suo sul suo Twitch, però insomma è stata una bella collaborazione, una bella conoscenza che ho fatto quest'anno. Beh, diciamo che iniziamo questa lista di giochi partendo da quelli che avete visto di più, e visti di più a livello di indie e di non indie. Io ritengo indie tutto quello che comunque non esce pronto, ha comunque bisogno di sviluppo, ha bisogno comunque di fondi, insomma, tutto quello che è alla fine una produzione minore. E il video che ha fatto più visualizzazioni quest'anno, a livello di che reputo indie, è stato Ubot. Ubot ha fatto 2338 poi il momento in cui ho guardato, e il video che purtroppo, ahimè, ne ha fatte meno è stato Cat Quest 2 con soltanto 102. Quindi, insomma, non vi è piaciuto, anche se in realtà non lo valuterei male perché è comunque un gran gioco. Mentre invece il AAA, che ha fatto 8533 visual, è Outward. Gioco abbastanza controverso, gioco che è molto hardcore, molto stile gothic, sviluppato comunque, edito da Deep Silver, che dovrebbero essere gli stessi di Gothic. E il AAA veramente grosso, meno visto, con 132 visualizzazioni soltanto, è Control. Control che ho iniziato da poco a giocare in RTX, quindi con tutto il ray tracing. È gioco carino, ma abbastanza strano e vabbè. E niente, proseguiamo questo vlog con una categoria che io non ho, se non ricordo male, mai portato, ma quest'anno ho deciso di farla. Ho sempre portato un estremo rispetto per tutti i giochi indie e non, belli o brutti. Infatti tanti giochi mi sono arrivati quest'anno e non ho portato appunto perché non volevo mettere in cattiva luce nessuno. Un gioco che è il peggiore, secondo me, del 2019. L'unico gioco che ho avviato e ho detto no, non è possibile. Vi ho fatto un video, lo avete visto, il gioco è Bus Driver Simulator 2019. Il gioco era veramente da lasciare perplessi. Se volete poi divertirvi andate a vedere il video, però insomma non è ancora pronto, non è ancora pronto. Il gioco tra l'altro dovrebbe essere uscito da poco, però insomma diciamo che le recensioni non gli rendono giustizia. Ora andiamo sulle categorie, diciamo quelle più interessanti, perché ora ho intenzione di premiare il gioco che per me è stato più innovativo, tra virgolette, del 2019. Il gioco è Outnauts. Per quanto la meccanica non sia originale, la costruzione, la raccolta risorse, la coltivazione, tutte quelle cose lì, la cosa originale che veramente ho gradito, che mi ha sorpreso, è stata la programmazione dei bot, mostrandogli che cosa fare. Vedete, con tutta quella programmazione in cui potevamo mettere i nostri robottini a raccogliere e a produrre le cose. Veramente molto molto interessante. Mi è piaciuto anche Little Big Workshop, a dire la verità, però ho trovato questo gioco un pochino più profondo, forse. Andiamo avanti con un altro gioco originale. Il miglior gioco originale è Yaga su Epic Store, uscirà l'anno prossimo anche su Steam. Per
perché originale? Perché per quanto la meccanica, il movimento, insomma il combattimento non è originale, ma mai quale gioco lo è, mi è piaciuto il fatto comunque di prendere la favola, la storia di Baba Yaga, quindi la strega che vive nella casa con le zampe di gallina, e mettere dall'altra parte questo fabbro monco, senza una mano, tremendamente sfortunato. L'idea è comunque di giocarci più storie diverse e ogni finale è, diciamo, sempre differente dal precedente. L'ho trovata un'idea originale, un gioco che è stata una vera sorpresa, ma la vera sorpresa è la categoria che arriva adesso, con un gioco che mi è stato regalato da uno di voi, me l'ha regalato Silma. E mi ha veramente sorpreso perché costa poco, costa 10 euro, ma è veramente profondo e molto particolare a livello grafico. Il gioco è Cliff Empire. Eccolo qui, dopo una guerra nucleare ci ritroviamo a vivere su questi colli, insomma, dove dobbiamo costruire, dove dobbiamo commerciare con noi stessi alla fine, perché creiamo fino a 3 città, costruiamo gli edifici, gestiamo i pendolari, gestiamo tutti i cittadini, i trasporti interspaziali, fino ad arrivare in endgame a gestire una stazione spaziale. Quella è stata un'autentica sorpresa per me. E il gioco veramente costa poco ed è un affare, soprattutto calcolando che è in italiano, quindi ho deciso di premiarlo come uno dei titoli che comunque mi ha tenuto più incollato allo schermo quest'anno. E quest'anno vi dico subito, non ci sarà il titolo di miglior gioco, perché i miglior giochi sono tanti, poi magari vi do qualche idea, qualche spunto, ma ho deciso di premiare il gioco più aggiornato, quello che più mi ha stupito quest'anno, anche negli anni precedenti della verità, che ha aggiunto sempre più cose, innovando, andando a stravolgere magari il gameplay, ma sempre con, diciamo, regolarità, senza buggare eccessivamente il gioco. E un gioco che mi ha preso veramente tantissime ore anche lui è Oxygen Not Included. Vi ho portato una serie, vi ho portato le scuse per avervi portato una serie veramente fatta male, infatti poi non l'ho più portata avanti, ma è un gioco che è uno dei pochi che si gioca, si sbaglia, magari dopo 15 ore di gioco si è stimolati dopo aver imparato a ricominciare e rigiocarlo in modo corretto. Ovviamente sfrutta la fisica di gas, liquidi, solidi, insomma c'è veramente pane per ogni bocca, insomma, se così si usa dire. Questi sono i giochi più, diciamo, che ho deciso di premiare quest'anno, quindi l'innovativo è Outnauts, l'originale Yaga, la sorpresa Cliff Empire e il più aggiornato è Oxygen Not Included. Di migliori mi è piaciuto tantissimo anche, è uscito già l'anno scorso, se non ricordo male, Kerbal Space Program, perché è uscita poi Breaking Grounds, l'espansione, che ci permette comunque di sbloccare altre cose robotiche, quindi insomma di cose da fare, ce ne sono veramente tante. Per concludere, una riflessione sull'anno prossimo, perché io ho deciso già quest'anno di non portare, di non investire acquistando giochi, perché ho deciso di portare sul canale i giochi che gli sviluppatori decidono di darmi, perché per loro è un investimento portare, dare un gioco, regalare un gioco a un canale, seppur piccolo. È un investimento che va premiato, quindi non ho più intenzione di spendere soldi 15, 20, 30 euro per giochi che porto e gli sviluppatori non mi calcolano minimamente. Altra nota da fare, diciamo che il canale non sta crescendo moltissimo nell'ultimo periodo, le soddisfazioni che arrivano sono sempre tante perché comunque mi rispondete sempre, mi scrivete i commenti, c'è ogni tanto che qualche critica, ogni tanto qualche insulto, insomma, però va bene. Devo fare i conti anche con l'età, ho 34 anni l'anno prossimo, quindi dovrò valutare se andare avanti, se portarlo avanti, se può piacere. Ovviamente non mancate di lasciarmi i commenti qua sotto, però diciamo che vedo canali che sono partiti da dietro di me, hanno preso la rincorsa, sono andati avanti, ora stanno decollando. Ovvio che io non pretendo di farne un lavoro perché io amo il lavoro che faccio e vendo elettronica, quindi non sarà mai il mio lavoro questo, però insomma mi piacerebbe magari raggiungere quella visibilità che magari mi consente di risparmiare qualche soldo per qualche gioco magari. E ultimamente sto veramente facendo fatica perché ogni gioco devo veramente pressare gli sviluppatori e tantissimi mi hanno detto no, o hanno dei requisiti, richiedono magari 15.000 iscritti o delle visualizzazioni che io non ho. Quindi non ho mai mendicato di mettere mi piace, di condividere il video, quello assolutamente no. Ho sempre apprezzato chi mi ha offerto il caffè.
che magari sono fondi che poi alla fine sono rimasti lì per prendere magari quell'indie che non mi hanno mandato, ne ho alcuni in lista che voglio prendere, quindi insomma dovrò valutare anche questo, a dire la verità, perché è uno dei lavori che ho fatto che mi sono meglio riusciti questi nella mia vita. Ma vabbè, quest'anno ho iniziato anche a lavorare come regista, perché sapete che l'anno scorso ho fatto un cortometraggio, quest'anno ho lavorato per un'azienda che alla fine col video, col progetto e tutto si è classificata tra le prime 10 d'Europa, quindi è una grande soddisfazione a livello personale. Ho ottenuto questo, sono contento, quindi devo ancora un po' delineare quale sarà il mio campo futuro come passione, diciamo. Il canale è ci tengo tantissimo, abbiamo comunque siamo cresciuti tanto, abbiamo imparato anche, ho aumentato anche di recente anche un pochino la risoluzione dei video. Però insomma dovrò fare una valutazione molto molto profonda di quello che vorrò fare in futuro. Sicuramente indie non sarà eterno, però ecco, diciamo che mi avete sempre aiutato voi a riprendere motivazione nei momenti difficili, e diciamo questo era a fine anno, è un altro momento abbastanza difficile. Spero abbiate apprezzato comunque il lavoro di quest'anno, spero abbiate apprezzato i video portati, spero i giochi di avervene fatti conoscere tanti, ce ne sono stati tanti che avete visto molto poco, probabilmente vedendoli magari dalla miniatura non vi ispiravano, magari guardando i primi minuti non vi è piaciuto, ma ovviamente è normale perché ve ne porto tre diversi a settimana e spesso ce ne sono alcuni che non è completamente magari il vostro genere. Quindi vedete qua sotto gli ultimi che ho portato, tipo Figment è un gioco molto di nicchissima, Phoenix Point un capolavoro, ma se non vi piace un XCOM non vi piace, non lo guarderete mai. Railroad Corporation, se non avete la fissa dei trenini o dei trasporti merci non lo guarderete mai, insomma. Quindi è giusto che ci siano alti e bassi. Ogni tanto ho pensato anche di magari di cambiare diciamo la tematica del canale. Magari di andare su qualcosa che veramente mi appassiona da morire, lo spazio, quindi magari fare indie spaziali. Però non, da un lato non sarebbe giusto per chi guarda il canale e cerca anche altro, cerca magari qualche survival medievale o così. Quindi idee ne ho tante, ma da concretizzarsi poche. Quindi in pratica adesso lascio poi a voi il tempo, i giorni, le settimane per commentare questo video. Diciamo che questo video dovrebbe chiudere la stagione perché sarò presissimo lavoro, fine dicembre, metà dicembre, insomma, quindi non avrò più tempo per portare video, perlomeno di portarli di qualità, quindi io interrompo l'attività qua del canale fino all'anno prossimo. Ovviamente continuerò a rispondere, continuerò a vedere i commenti, lasciare i cuori come faccio sempre e ovviamente non mancate come al solito di farmi sapere le vostre impressioni su quest'anno, sul canale, consigli, critiche. I giochi che vi sono piaciuti di più, insomma, se siete arrivati fino a questo punto del video, del vlog, siete veramente degli appassionati. Quindi io vi ringrazio, vi abbraccio tutti e proseguiremo l'anno prossimo. Ragazzi, alla prossima e ciao ciao.